Toscani nel mondo, in collaborazione con la Regione Toscana, quest'oggi è con noi Filippo Gambassi dagli Stati Uniti, terra di Siena Salumi, produzione e commercializzazione di salumi. Diciamo subito perché hai deciso di commercializzare i tuoi prodotti negli Stati Uniti e quando hai deciso di trasferirti lì. Sì, io sono in Virginia da qualche mese, la prossima settimana mi raggiungerà la famiglia. Perché il progetto si sta confermando e ampliando, abbiamo sempre un ottimo riscontro sui nostri prodotti e qui mi occupo di la nostra produzione, quindi replicare la produzione che abbiamo in Toscana a Poggi Buonsi, dove facciamo dei salumi artigianali senesi. Sono localizzato nella Virginia, precisamente tra Washington, tra Williamsburg e Richmond. Come mai in America? Perché abbiamo molti clienti che si fermano ai nostri punti vendita in Toscana, abbiamo 4 punti vendita, speriamo 5 al più presto, molti dei quali ci richiedono il prodotto negli Stati Uniti, ho la possibilità di importarlo negli Stati Uniti. Abbiamo provato, ma non è stato mai possibile per una piccola azienda artigianale come la nostra, e quindi per gioco ho portato avanti questo progetto ormai 3 anni fa, facendo autorizzare il processo di produzione italiano all'USDA. E quindi poi il progetto si è ampliato perché ho diversi amici in zona e quindi pian piano amici di amici o clienti provenienti dall'Italia si sta confermando un bel progetto. Ci racconti come vengono accolti i tuoi prodotti tipici toscani negli Stati Uniti? I clienti americani sono entusiasti del prodotto perché riescono ad apprezzare una produzione artigianale realmente legata al territorio. In America tutto è grande, tutto è franchising, tutto è enormi aziende, e un progetto del genere legato al territorio, così come lo è in Italia, e con una produzione artigianale come la nostra, sta avendo un ottimo riscontro. Il prodotto è apprezzato anche perché loro riescono a davvero sentire una differenza sul prodotto realmente italiano oppure quello che ormai viene fatto negli Stati Uniti, e quindi è una sorta di prodotto italiano ma riadattato al gusto americano. Ecco, in epoca di globalizzazione puoi dire di aver trovato molti prodotti che sono dei compromessi, diciamo, per venire incontro al pubblico americano. Certamente, ho trovato molti prodotti non made in Italy negli Stati Uniti, molti prodotti che sono un compromesso di un made in Italy, ossia portati avanti da generazioni di italiani, ormai qualche generazione fa, e quindi riadattati al gusto della società americana attuale. Inoltre c'è molte persone che riescono ad acquistare il vero made in Italy, che viene da grandi aziende italiane con degli ottimi requisiti sanitari che riescono ad esportare negli Stati Uniti. Noi per la misura di azienda che abbiamo abbiamo deciso di non farlo, ma di non cambiare il nostro processo di produzione e portare il massimo della qualità possibile utilizzando carne di allevatori locali, così come facciamo a Poggi Buonsi, ma utilizzando il nostro processo. Filippo, secondo la tua esperienza, gli americani sanno riconoscere il vero made in Italy oppure si lasciano ingannare da quei prodotti che vengono definiti Italian sound, tipo il parmesan e altre cose, altre contraffazioni, verrebbe da dire, del genere? I compratori americani attualmente sono molto più professionali di qualche anno fa, vuoi perché hanno un'economia in ripresa e hanno risorse finanziarie anche per ricercare certi tipi di prodotti e vogliono averne la certezza.
Quindi la risposta è sì, sono molto più in grado di riconoscere il vero Made in Italy. Sono sempre alla ricerca di una sorta di certificazione che talvolta non è sempre quella sanitaria, ma anche quella della garanzia di dove viene un prodotto, dove viene la materia prima. A parte il lavoro, vi siete costruiti anche una vita sociale negli Stati Uniti? I 6-7 mesi che trascorriamo negli Stati Uniti con la famiglia lì sono prevalentemente destinati all'ampliamento e allo sviluppo del progetto. Abbiamo molti amici, per fortuna, americani e anche italiani che nella zona ce ne sono, in quanto c'è una nota base militare che spesso ha collegamenti anche con l'Italia, quindi ci sono molti più italiani di quello che credevamo. E quindi abbiamo qualche rara occasione di socializzare con altre persone italiane, ma ci piace anche molto immergerci nella cultura statunitense ed imparare e capire quali sono gli aspetti che potrebbero anche essere a nostro favore. Dell'Italia però ci manca molto la nostra cultura, la capacità di socializzazione, eventi da portare avanti, anche proprio il quotidiano vivere o anche il fine settimana fare una passeggiata non solo in un centro commerciale ma all'aperto. Questo ci manca. Il prodotto food attualmente non è la nostra prima necessità, però ecco, ci manca più l'aspetto sociale. Filippo Gambassi, grazie, saluti. Ok, a questo punto faccio un saluto a tutti. Ciao.